All'Olimpico, una Lazio in ripresa contro l'Inter che schiera Matteucci al posto di Ghezzi. Un confronto ricco di colpi di scena, ma rari gli sprazzi di tecnica calcistica. Dopo un debole tiro di Selmonson, Lorenzi si districa fra gli avversari in area laziale e scocca il tiro. Novati in tuffo respinge. Ancora il biondo Selmonson, ma questa volta con una prodezza. Parte il pallone e solo il palo respinge in campo a portiere battuto. Colpo di scena al 34esimo. Resta di giocatori della Lazio intorno all'arbitro Bernardi, che ha concesso un calcio di rigore. Inutili le proteste. Novati dice no alla mala sorte con questa splendida parata in due tempi su tiro di Giacomazzi. Fragorosa esultanza fra i tifosi e applausi a Matteucci per questo intervento su Muccinelli a chiusura del primo tempo. Nella ripresa la Lazio presenta Fuini infortunato all'ala e l'Inter intensifica i suoi attacchi sotto la porta di Novati. Palla Skoglund che alza al centro. Testa di Massei. Tira Pandolfini e Sentimenti mette in angolo. Su calcio dalla bandierina si accende una mischia e da pochi passi Massei fulmina in rete. Inter 1, Lazio 0. Gli animi si riscaldano. Dopo un ennesimo diverbio fra Lorenzi e Sentimenti, quest'ultimo, reo di aver colpito veleno, prende la via degli spogliatoi. La Lazio, praticamente in nove uomini, cerca a tutti i costi il pareggio e lo raggiunge su rigore al 32esimo. Ha segnato Vivolo. Vano l'arrembaggio dell'Inter che vede sfuggire la vittoria. Novati, sempre sicuro e tempestivo, difende il risultato con magnifiche parate. E sull'1-1 a termine la vivace e combattutissima partita dell'Epifania.